Sono con Michele Minsikoff del CNR, che è il coordinatore di 1 o 2 giorni qui al CNR di Roma, 1 o 2 giorni di preconferenza, conferenza dedicata all'innovazione, anzi a un tema di meta innovazione, perché il titolo della conferenza di queste 2 giornate è Innovating Innovation. Che cos'è esattamente? Come l'avete pensato questo evento? Sì, devo dire che con un po' di soddisfazione, anzi anche abbastanza soddisfazione, abbiamo concepito questa conferenza su un format un po' diverso. Cioè, oggi parlano tutti quanti di innovazione, ma in genere se ne parla settorialmente, e quindi si parla di innovazione nell'aerospazio piuttosto che nelle nanotecnologie e quant'altro. Noi facciamo qui uno sforzo di generalizzazione e uno sforzo di tipo metodologico, cioè di raccogliere a fattor comune le esperienze vincenti che avvengono in diversi settori. Quindi abbiamo appunto relatori che operano nel settore dell'aerospazio, ma anche dell'agroalimentare, nella gioielleria. Infatti, tra le altre cose, abbiamo curato con particolare attenzione l'innovazione nelle piccole e medie imprese in rete e nelle piccole e medie imprese che non sono tanto abituate a fare innovazione e che quindi con il nostro convegno potranno, come si suol dire, portare a casa una serie di indicazioni, suggerimenti, forse anche delle metodiche, delle buone pratiche. Ma esattamente l'idea di meta innovazione qual è? O come deve uscire fuori Sì, questa idea? allora, no, questo anche è un altro settore molto interessante che in questo momento anche a livello scientifico e metodologico sta sviluppandosi notevolmente. Cioè, lo studio e la pratica dell'innovazione, ripeto, è sempre stato di tipo settoriale. Non esiste, ad esempio, una scienza dell'innovazione. Questo perché? Perché è molto complessa come tematica, in quanto è sicuramente una tematica multidisciplinare. Quindi per fare innovazione bisogna passare dai momenti della creatività, ai momenti della cooperazione, a momenti più concreti dell'ingegneria, affinché le idee innovative poi diventino buona pratica o addirittura prodotti e alla fine della fiera, come si suol dire, incremento di fatturato oppure incremento dei risparmi operativi dell'impresa e via discorrendo. Quindi possiamo anche dire che meta innovazione è tutto quel sistema attorno all'innovazione vera e propria, che sono i servizi. Ad esempio, stamattina abbiamo sentito parlare molto di start-up, quindi dell'idea di start-up, di co-working, di spin-off, di venture capital, eccetera. Sì, certo, questi che lei ha appena citato sono poi gli utilizzatori ultimi, i fruitori delle novità che stanno emergendo, ma l'idea centrale è la seguente: il mondo sta cambiando, tutto sta cambiando e quindi dobbiamo anche ripensare il modo di fare innovazione. Ecco perché meta innovazione, cioè l'innovazione essa stessa diventa oggetto di studio. La prima giornata è una preconferenza. Che cosa si svilupperà in questa giornata? Allora, questa giornata è divisa essenzialmente in 2 parti. La prima parte è molto libera, viene chiamata open talk, e quindi non esistono delle relazioni predefinite, programmate, ma esistono un certo numero di attori in questo scenario che liberamente presentano alcune idee, interagiscono, si scambiano opinioni, suggerimenti e anche progetti futuri. Viceversa, la seconda parte, sempre di oggi, è più strutturata perché toccheremo con mano quelli che possono essere definiti appunto strumenti e metodi che servono per innovare l'innovazione, e qui avremo interventi importanti da parte di risultati di progetti europei, anche grandi aziende come ad esempio IBM e Engineering, che presenteranno alcuni esempi pratici, strumenti e metodi per sostenere le piccole e medie imprese in rete nella loro attività di innovazione.
La seconda giornata invece, che è quella, la conferenza, l'evento vero e proprio. Allora, la seconda giornata, di nuovo abbiamo cercato un format, diciamo, diverso dal solito. Infatti abbiamo campionato, direi, rappresentanti delle tre categorie fondamentali di attori che operano per agevolare e promuovere l'innovazione. Innanzitutto i cosiddetti Innovation Champions, cioè quelli che effettivamente fanno innovazione e ci racconteranno la loro esperienza. La seconda categoria di relatori saranno gli Innovation Angels e come i Business Angels aiutano il business, le imprese, gli Innovation Angels viceversa aiutano nell'innovazione e quindi nel fornire appunto metodi, soluzioni e quant'altro. La terza categoria di relatori sono gli Innovation Promoters, cioè coloro i quali riescono a creare l'ecosistema, l'humus, nel quale l'innovazione può progredire e svilupparsi. E queste sono associazioni tipo la Confindustria, oppure enti locali, la Regione Lazio, eccetera. E il CNR, all'interno dell'idea, della visione dell'innovazione in Italia, come si pone? Beh, il CNR è sicuramente uno degli attori primari in termini di Innovation Angel, cioè il CNR non opera sul mercato, ma opera per sostenere il mercato innovativo, per sostenere le aziende innovative. Esistono anche delle strutture dedicate, allora innanzitutto dire che c'è una fortissima attenzione all'innovazione da parte del direttore generale, il dottor Annunziato. Poi esistono appunto, c'è una struttura che si chiama Ufficio Valorizzazione della Ricerca, dove il dottor Silvani è molto attivo. Insomma, si è attrezzato il CNR per creare appunto un canale di comunicazione tra gli istituti che producono ricerca e viceversa la ricaduta sul paese, sulle imprese, sul sistema produttivo che ha bisogno di questi canali di trasferimento tecnologico. E lo Stato invece che cosa potrebbe fare per venire incontro a tutti gli attori che ci sono all'interno del sistema dell'innovazione italiana? Bah, diciamo che lo Stato fa già moltissimo in termini di sforzi, potrebbe fare di più, ad esempio nella ricerca, se confrontiamo gli investimenti che noi abbiamo rispetto alla media europea. Ma il problema principale non è tanto la quantità quanto la qualità e il coordinamento. Io, se posso permettermi, diciamo, il discorso è quello di coordinare meglio gli interventi e soprattutto dotarsi anche degli strumenti tipici di un organismo che eroga risorse ma deve anche controllare e monitorare, quindi migliorare proprio tutto il sistema del coordinamento e del monitoraggio per quanto riguarda l'innovazione. Bene, grazie e auguri per questi tuoi giorni di lavoro. Grazie mille.